Profondamente addolorata, la ministra del turismo Daniela Santanchè. Sono attonita perché è una notizia che pensavo non arrivasse mai. Cioè, nel senso che Berlusconi no, era un leone, combatteva. Sono profondamente colpita anche perché il mio rapporto con Berlusconi è stato sempre un rapporto di rispetto, ma anche di un volersi bene. Ecco, l'ultima immagine che ho è quando gli parlai per portarlo a votare il presidente del Senato, no? Ignazio La Russa. E sono veramente, guarda, non ho nemmeno le parole perché non me l'aspettavo. Come andrebbe ricordato? Come un grande uomo. Sì, è stato importante per l'Italia, per gli amici, per quello che ha fatto nell'impresa. Cioè, un uomo che ne nasce uno ogni non so quanti milioni. Comunque la si possa pensare, ci lascia un uomo che ha fatto la storia del nostro paese. Berlusconi è stato protagonista assoluto del panorama industriale e politico, scrive il senatore Ancorotti di Fratelli d'Italia. Per l'europarlamentare Massimiliano Salini, già coordinatore regionale di Forza Italia, Berlusconi è stato un leader straordinario, ha reso autorevole il nostro paese in Europa con Forza Italia. Profondo dolore per la notizia che purtroppo da qualche tempo temevamo arrivasse. Io penso che vada ricordato come un innamorato del proprio paese e del meglio del proprio paese. Il punto che ha reso forte il progetto di Forza Italia è, a mio parere, sempre stato l'aver recuperato lo spirito della Costituente italiana, mettendo insieme liberali, cattolici e socialisti. C'è chi teme per il futuro del partito. Questo progetto politico, questa avventura politica, non può non avere una continuità forte dell'autorevole guida assicurata dal vicepresidente, che oggi più che mai risulta importante sia Antonio Tajani. Il ricordo di Carlo Malvezzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Cremona. Mi è sempre colpito la sua cordialità, generosità, intelligenza, intraprendenza, coraggio. A me ha insegnato molto e che ha dato molto anche al nostro paese. Chi incontrò Berlusconi agli esordi in politica fu la piacentina Emanuela Cabrini, che nel 1994 venne eletta alla Camera con Forza Italia. L'incontro con Silvio Berlusconi sicuramente è stato un altro salto importantissimo, perché quest'uomo, grande comunicatore, è una persona di grande cuore, di grande disponibilità. Lo ricorderò anche come maestro di vita.